Riteniamo che sia una giornata importante per il Comune di Cagliari perché presentiamo il registro delle unioni di fatto e delle convivenze che già è stato deliberato in consiglio da un mese e che da oggi è operativo. L'incontro di oggi ha appunto l'obiettivo di dimostrare anche ai cittadini quali sono le modalità attraverso le quali l'iscrizione al registro potrà essere effettuata e anche per far sapere che il Comune di Cagliari in questo suo percorso verso l'innovazione sta introducendo delle scelte che lo vedono privilegiare le modalità online per l'erogazione di numerosi servizi. Il registro è nato grazie ad una collaborazione forte tra la Giunta e il Consiglio. Direi che il ruolo della Commissione Affari Generali da questo punto di vista è stato fondamentale. Ringrazio il consigliere Filippo Petrucci, che è presidente della Commissione Consigliare Permanente Affari Generali, che si è fatto parte attiva nella proposizione del regolamento e grazie alla cui collaborazione veramente con la Giunta siamo riusciti a portare a casa un risultato per il quale stavamo lavorando da un anno. La scelta di attivare il registro esprime un impegno espressamente assunto dal sindaco durante la campagna elettorale e quindi il dovere da parte dell'amministrazione di onorare questo impegno. A prescindere, ci tengo a dirlo, da quanti saranno i cittadini che chiederanno al Comune di iscriversi. Se anche fosse solo una la richiesta di iscrizione, credo che il compito del Comune sarebbe comunque raggiunto. Direi il dovere dell'amministrazione sarebbe comunque soddisfatto. Anche perché attraverso l'introduzione di questo strumento noi ci allineiamo con quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea, le indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione in materia di non discriminazione. Quindi tenderei ad enfatizzare in particolare l'importanza che l'introduzione di questo registro ha dal punto di vista dell'attuazione del principio delle pari opportunità e non discriminazione. Un momento quindi di grande senso civile e credo che fosse arrivato il momento anche per il Comune di Cagliari di dare vita, di rispettare quello che è un principio basilare nella vita quotidiana. Vorrei sottolineare un altro passaggio che ritengo importante e cioè che il Comune non intende con l'adozione di questo registro creare un surrogato della famiglia e quindi minare in alcun modo quello che è il valore della famiglia, alla quale si riconosce quello che è il ruolo fondamentale previsto dalla Costituzione. Parliamo di un qualcosa di diverso che è destinato a qualunque tipo di forma di convivenza tra due persone maggiorenni che per le ragioni che ritengono opportune, dopo un anno di convivenza verificabile attraverso le schede anagrafiche, chiedono di essere iscritte in questo registro. Il sindaco, ossia che il regolamento è stato portato a compimento in tempi molto rapidi perché si è riusciti a collaborare fattivamente fra Giunta e Consiglio. La maggioranza si è ritrovata compatta su questo tema, che era uno dei temi della campagna elettorale, quindi era quasi scontato doverlo portare a termine rapidamente, e gli uffici hanno lavorato decisamente celermente affinché tutto fosse online, perché effettivamente la tempistica fra l'inizio della discussione nelle commissioni, la discussione in aula e la realtà effettiva del registro è stata rapidissima. Per i tempi di amministrazione direi che in totale credo che sia stato 2 mesi dall'inizio della discussione in commissione fino ad avere il registro, quindi si può dire che è un ottimo risultato politico e un ottimo risultato anche a livello di amministrazione, perché appunto abbiamo dato luogo a una decisione politica in tempi rapidissimi, quindi diciamo che c'è anche soddisfazione da parte, per quanto mi riguarda personale in generale, credo da parte della maggioranza e del Consiglio. Nel caso del registro di unione di fatto, come previsto dal regolamento, l'unione si può attivare solo a seguito di domanda di entrambi, che devono essere entrambi tra l'altro residenti da almeno un anno nello stesso nucleo familiare. Ok, quindi
bypassata la funzione di registrazione, si deve entrare nella videata che serve proprio per effettuare l'iscrizione. Allora, siccome, come abbiamo già detto, il richiedente deve essere residente, il sistema conosce già tutti i suoi dati, quindi il sistema, una volta che uno si è autenticato con utente e password, propone già i suoi dati e propone anche, tra l'altro, i dati dei componenti del suo nucleo familiare. In pratica il primo dei due richiedenti deve semplicemente cliccare in corrispondenza del componente del suo nucleo familiare con il quale vuole attivare l'unione di fatto. Allora, in questo confermo, in automatico partono due mail. Una prima mail arriva al richiedente, inviata automaticamente dal sistema, e gli conferma che è partita la richiesta di iscrizione con tutte le informazioni necessarie. La seconda mail arriva all'ufficio dei servizi demografici, anche lì sono riportate in automatico tutte le informazioni e in questo caso i servizi demografici hanno una delle due richieste. Come previsto dal regolamento devono essere entrambi i componenti a fare la richiesta, quindi i servizi demografici attendono l'altra mail, ovviamente. Analogamente il secondo componente rifà lo stesso giro, si registra, si autentica, sceglie ovviamente la stessa persona da cui è stata scelta per costituire l'unione di fatto. Quando l'ufficio anagrafe, l'ufficio servizi demografici riceve entrambe le mail, a quel punto decorrono i due giorni entro i quali viene costituita l'unione di fatto. Al termine